Dall'Oscolo, se ci seguite, ovviamente possiamo fare ancora di più, ancora meglio. E allora sarete gradito all'esterno, volontario, chiaramente ogni libera, piccola, grande donazione fuori dall'entrata di questa bellissima sala, avete la possibilità di dare un piccolo contributo, no? Un'oncia concreta di speranza. Adesso l'ho salutato prima, Mirko, buongiorno, Mirko Schio, presidente di Ferdicredo, feriti e vittime della criminalità e del dovere, sempre un piacere quando sei qui. Grazie Gianluca, buongiorno a tutti. Per noi è un onore come associazione aver patrocinato questa iniziativa. Ringrazio la delegazione di Chioggia Sottomarina, dell'IPA e il sindacato di polizia, l'FSP, che sono sempre molto attenti alla formazione e alla tutela del personale in divisa. Oggi penso che affrontiamo una problematica molto importante, il modo con cui le forze dell'ordine devono riconoscere e approcciare e dare delle risposte a questo tipo di problema. Dal parterre degli illustri relatori che saluto e che ringrazio, mi viene in mente una cosa, insomma, che questa è una materia, è un argomento multidisciplinare, dove richiede sicuramente una grande riflessione e collaborazione da settori diversi della società, dagli esperti della salute mentale, dagli educatori, noi genitori e sicuramente le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che svolgono un ruolo molto importante della sicurezza, come diceva prima il signor Questore, dell'ordine pubblico, che molte volte sono chiamate ad intervenire in situazioni che coinvolgono appunto ragazzi con disturbi comportamentali e che quindi richiedono sicuramente una preparazione particolare per gli operatori. Per evitare, quindi formazione e prevenzione possono evitare quelle cose che diceva prima il signor Questore, noi anche come associazione di vittime abbiamo diverse persone, diversi operatori che intervenendo in queste situazioni mettono a repentaglio la loro vita e quella anche della persona che devono in qualche modo cercare di tutelare. Quindi spero che questo convegno sia un punto di partenza, una goccia che vada a riempire un vaso che possa portare la nostra comunità, si parlava prima, ad affrontare questi problemi con una maggiore efficacia e sicuramente una maggiore umanità. Che dire, grazie ancora, buon lavoro e grazie a tutti voi e buon pomeriggio. Grazie a te. Grazie. Mirko Schio, presidente di Ferdicredo. Io prima citavo Franco Basaglia, la sua riforma 2024, i 100 anni della nascita, colui il quale rese visibile il disagio, la malattia mentale, i matti come si chiamavano, che erano invisibili, nascosti, no? Messi da parte quasi con vergogna, no? E li portò nella società, nel cuore, con tutte le contraddizioni, dicevo prima le controindicazioni, ciò che era invisibile anche per ipocrisia, per benismo, per opportunismo, divenne visibile e lacerò poi il tessuto connettivo della società civile, le forze politiche, il dibattito fu aspro giustamente e le recriminazioni su come quella cosa non fu poi applicata bene sul territorio sgorgarono immediatamente. Io direi una cosa però, che siccome se ce ne parlava prima, il corpo di Mirko Schio ci dice che lui non si è voltato dall'altra parte e per questo io ti faccio un applauso in più, Mirko, perché te lo merito. Allora, abbiamo esaurito i saluti, intanto dico così, sintetizzo la lettera dell'assessore Lazzarin, la quale scrive: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è un tema di grande interesse, particolarmente attuale, dato il continuo sforzo di professionisti impegnati a dare riscontro efficace al fine di una corretta diagnosi. Ringrazio a tutti i professionisti, i docenti, i ricercatori che operano in questo contesto e gli organizzatori di questa giornata, di questa mattinata di incontro, di studio, che hanno ritenuto importante approfondire questa tematica per essere preparati nel leggere le manifestazioni dei giovani per poterli meglio comprendere. E quindi abbiamo anche dato lettura in sintesi del messaggio della Manuela Lazzarin, assessore regionale. Adesso ci sono le relazioni, qui
nel tavolo insieme a me sono tre professionisti di grande valore, di grande spessore, di grande qualità, di grande preparazione e li sentiremo. Fatemi soltanto dire due cose che, su cui ho riflettuto introducendo questo, preparando questo, incontro, anche dal punto di vista mio, cioè di chi fa il mio mestiere, che dovrebbe essere, oggi si parla di storytelling, no? Di racconto della realtà. E mi è venuta in mente una frase che ha detto il Papa qualche giorno fa, il quale all'improvviso se ne è uscito con una frase apparentemente incongrua o surreale, in realtà fortissima. Lui diceva, Papa Francesco, la tenerezza è un modo inaspettato di fare giustizia. Per associazione di idee mi è venuto in mente uno scrittore che io ho amato molto da giovane, da adolescente onnivoro, che si chiamava Jack Kerouac, che scrisse un libro famosissimo, On the Road, sulla strada, proprio la strada che percorrono gli operatori, la strada che percorre, che percorreva e percorre Mirko Schio e i suoi colleghi, il quale disse: che cosa orrenda è la giustizia senza la carità. Un'idea di giustizia intrisa di tenerezza oggi appare incongrua nella misura in cui ci troviamo a fronteggiare emergenze, lo stato emergenziale costante sulla violenza, baby gang, stupri di gruppo, stupefacenti, droga da tutte le parti, il linguaggio della violenza. E tuttavia, io credo che un'idea di giustizia intrisa di tenerezza sia essenziale per andare oltre un sistema che non può essere soltanto repressivo e punitivo. Essenziale, dicevo mio maestro, è pensare. Devi pensare, esercitare la tua mente sulle cose, non ragionare con la testa degli altri. Dicevo, cosa atroce, aggiungo a questa frase del Papa, è la giustizia e anche la sicurezza senza competenza, senza conoscenza, senza empatia, senza sapienza e in ultima istanza senza saggezza. Dunque, ho citato prima Basaglia perché estrasse da questa capsula di non conoscenza, di indicibile, qualche cosa che ci appartiene: il disagio. Anche noi oggi siamo, come diceva Kerouac, on the road, cioè siamo in cammino, e tutti quelli che sono in cammino si assumono un rischio, perché corrono un pericolo, l'incertezza del futuro. Il tema di questa mattinata è una preziosa occasione di conoscenza e quindi anche di condivisione, di speranza che diventa un progetto concreto e non astratto. L'autocritica che riguarda il mio mestiere è il modo rozzo e approssimativo con cui noi affrontiamo la realtà. Noi siamo vecchi, nel senso che un giornalista racconta quello che è stato, non quello che sarà. E raccontando ciò che è stato, in qualche modo è anche prigioniero di stereotipi, di luoghi comuni, di modi di raccontare che non tengono conto dell'esigenza di capire e di pensare. È necessario quindi rimuovere questa specie di passività narcotica con cui vengono acquisite e fornite anche le notizie. Tutto questo è possibile soltanto conoscendo, apprendendo. Apprendendo per esempio le paure che i giovani hanno, la loro incapacità di relazionarsi con la società civile. Quando una diagnosi di disturbo della personalità poi si associa all'uso di stupefacenti, mi è stato detto, i ragazzi entrano in veri stati psicotici, fuori controllo, e poi finiscono anche in carcere o in riformatorio, ed è un girone infernale da cui non si può uscire che peggio di come si entra. Siccome però il destino dell'uomo è di resistere a tutte le prove, noi ci proiettiamo oltre con questa mattinata, oltre il visibile. Potremmo parlare qui di un livello in ombra, una linea d'ombra, non visibile, della disabilità. Ecco, i disabili, cioè gli altri da noi, perché ogni giorno noi ci confrontiamo non tanto con un generico astratto argomento, anche di discussione medico-scientifica, ma in primo luogo con persone, con esseri umani, e quindi con la loro umanità, con i vari caratteri, i temperamenti, le storie, con le sfumature infinite delle loro emozioni, delle loro paure, con i desideri, i sogni e i bisogni, con questa integrale intensità umana. Le creature disabili o diversamente abili nascono due volte, mi disse un caro amico mio che si chiamava Giuseppe Pontigia, un grande letterato, un grande scrittore, che scrisse un libro su questo, bellissimo, nati due volte. Due volte perché devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda, scriveva Giuseppe, dipende da noi, dipende da voi.
da quello che saprete dare, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza, non posso dirvi altro, diceva Giuseppe Pontice. Il vostro lavoro di poliziotti, di operatori sociali è delicatissimo e difficilissimo. Siete chiamati a vedere quello che a tutta prima superficialmente non lo è. Dovrete non fidarvi e accontentarvi soltanto degli occhi, pur importanti. Diceva Giorgio Faletti, altro carissimo amico compianto, niente di vero tranne gli occhi, c'è un suo thriller che si intitola così. No, non voglio confutare questa visione, ma io penso che in questo caso abbia più ragione Antoine de Saint-Exupéry, che nel Piccolo Principe diceva: non si conosce che col cuore, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. Adesso diamo subito la parola all'autoressa Lorella Ciampalini, direttore UOC Infanzia, Adolescenza e Famiglia della Serenissima. Grazie a lei, che ovviamente ci porterà, come dire, l'esperienza proprio del territorio, no? I servizi sul territorio. Grazie intanto a tutti della presenza e dell'organizzazione di questo convegno. Non posso non dire due parole sul fatto che anche per me è stata una grande emozione essere invitata a questo convegno organizzato dalle forze di polizia, perché rappresenta dal mio punto di vista, oltre che una partenza, l'evoluzione di una storia di collaborazioni che è andata avanti nel tempo, di collaborazioni su casi, di incontri, in momenti critici, che ha condotto alla possibilità adesso di, come dire, aprire un lavoro, un pensiero comune. Quindi, allora, pensiamo insieme, effettivamente è quello che è importante fare, cercare di vedere la realtà con occhi diversi e costruire pensieri complessi. Tra l'altro noi adesso, oggi, ci occuperemo di una problematica che ha un impatto forte con questa necessità / difficoltà di pensare prima di agire, dove appunto il problema, forse il nodo, il nocciolo del problema, soprattutto in adolescenza, è questa impulsività, no, che manifestano i ragazzi con ADHD e con disturbo del comportamento, pur diversi, molto diversi i profili, questa impulsività che precede la possibilità di pensare. Allora, vediamo come possiamo invece fornire la nostra mente, fin da prestissimo, la nostra mente, cioè la mente dell'adulto, fin da prestissimo, perché questa capacità di pensare, contare fino a 3 o a 10, si maturi e possa aiutare i nostri ragazzi. Allora, io ho organizzato un po' l'intervento di oggi, perché poi sentiremo, diciamo, in profondità, nella loro competenza, una serie di temi che riguardano l'analisi e la valutazione dei quadri patologici, clinici, di cui ci interessiamo oggi. Ho preparato appunto una relazione che possa permettere di inquadrare la problematica e di focalizzarla su quello che c'è a livello locale, su come si muove Chioggia, quali sono i servizi che possono essere utilizzati. Tra l'altro vi ringrazio anche per la grande emozione dell'inno nazionale all'inizio di questo incontro, perché ha richiamato in me, ha sottolineato ancora una volta l'importanza del servizio civile, quando, cioè civile proprio, civico, quando ci occupiamo delle persone umane. E quindi una cornice che permetta a voi, che non siete tecnici del settore, che lavorate costantemente con le persone, quindi siete interessati a formarvi su questo, che vi permetta di contestualizzare i contenuti che poi andremo a vedere. Allora, sì, grazie. Ho preparato un po' una scaletta dove cercherò di
evidenziare le traiettorie evolutive della ZHP e dei disturbi del comportamento, i fattori di rischio e i fattori protettivi, il sistema di servizi e i dati disponibili, quale prevenzione e quale evoluzione possiamo immaginare e gli opportuni scenari possibili. Allora, cosa intendiamo per ADHD? In modo molto sintetico, prendendo la definizione del manuale 05 dell'età infantile, disturbo da deficit attenzione iperattività o attention deficit iperattivity disorder è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da livelli inadeguati di disattenzione o di iperattività, impulsività, che interferiscono con il funzionamento del soggetto in età evolutiva e della sua famiglia. Queste parole sono molto dense, cioè bisogna considerare che non tutti i comportamenti, diciamo, impulsivi, iperattivi, vanno a costituire, ma questo ce lo dirà meglio la dottoressa Fornasier, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Bisogna che questo quadro comprometta il funzionamento della persona, cioè comprometta la sua capacità di portare a termine un compito, di entrare in relazione, farsi comprendere, eccetera. C'è una prevalenza sbilanciata, cioè sui maschi rispetto alle femmine. Per diagnosticarlo bisogna che sia presente in almeno due contesti di vita. Questo anche è importante, no? Considerarlo, perché la iperattività può essere reattiva a una situazione disfunzionale del contesto e quindi non deve essere depositata come diagnosi sul soggetto. I sintomi del disturbo dell'adattamento del caregiver ai sintomi, cioè dei genitori, compromettono significativamente il funzionamento del bambino e della sua famiglia, causando il loro disagio, interferendo nelle relazioni, limitando la partecipazione del bambino e della famiglia ad attività e routine quotidiane. Questo è stato anche detto da alcuni, no, delle autorità, delle persone che ci hanno salutato, ed è importante considerarlo, questo coinvolgimento forte della famiglia nel disagio del bambino. Limitano i disturbi la capacità di imparare e sviluppare nuove capacità o i nuovi progressi, per una questione legata alla disattenzione e anche alla difficoltà di fermare, diciamo, il pensiero su qualcosa. E avere in mente questo ci fa comprendere quanto sia difficile la vita per un bambino che si trova a vivere questa condizione. Poi lo vedremo meglio. Non possiamo diagnosticarlo prima dei 36 mesi di età e devono essere presenti sintomi da almeno 6 mesi. Quindi ci vuole una cautela, per quanto una precisione nella diagnosi. Qual è la traiettoria evolutiva della ADHD? Intanto è un disturbo del neurosviluppo. Cosa vuol dire? Le prime manifestazioni sono in età infantile. La ADHD, se si evidenzia in età adolescenziale, ci mette un campanellino sulla genesi. Il disturbo è un disturbo del neurosviluppo. Esordio nella prima infanzia. Riguarda un ritardo o anomalia delle funzioni connesse a maturazione biologica del sistema nervoso centrale, ha un decorso stabile, cioè non ha picchi. Una volta che viene diagnosticato lo si può vedere molto facilmente. Ha una compromissione funzionale, quello che vi dicevo, si può diagnosticare soprattutto nelle dimensioni relazionali e degli apprendimenti. Presenta come possibile esito un maggior rischio di altri ritardi nello sviluppo della compromissione intellettiva, nei deficit dello sviluppo, perché influisce in modo negativo sulle abilità sociali e sulle funzioni esecutive, cioè sulla strumentazione che noi mettiamo a disposizione del nostro
della nostra, di noi stessi, per imparare. Presenta facilmente delle comorbidità, cioè si presenta in modo associato, soprattutto andando avanti con l'età, ai disturbi del comportamento, ai disturbi d'ansia da separazione, a disturbi depressivi e a disturbi della condotta. In adolescenza è possibile che noi vediamo una diminuzione della iperattività, cioè a livello motorio, ma una permanenza dell'irrequietezza e dell'agitazione. Anche se in adolescenza, per la grossa portata che hanno le relazioni e il funzionamento, diciamo, l'accettazione di sé in adolescenza, è possibile che la disistima, il sentimento depressivo causato da queste difficoltà aumenti. Quindi che vengano enfatizzati tutti i rischi connessi con l'età adolescenziale, che sono, noi sappiamo, molto seri. Non ci possiamo fermare oggi su questo, ma disturbi del comportamento invece, scusami, mi dimentico perché mi sto concentrando. I disturbi del comportamento, mi sono concentrata su quelli del comportamento dirompente. Anche qui noi, quando parliamo di disturbi del comportamento, dobbiamo, ecco, stare attenti a considerare il fatto che è un mondo. E c'è una gradualità, come dire, un ventaglio veramente molto ampio nella manifestazione di questi disturbi. Quello che ci deve, diciamo, aiutare, il faro per aiutarci a comprendere quando questo è veramente problematico, è quanto la valutazione del quanto il disturbo del comportamento, la particolarità, l'irrequietezza, polopositività, pregiudica il funzionamento generale della persona. Quello che noi dobbiamo considerare è quello. I disturbi del comportamento, mi sono concentrata sulla definizione del disturbo del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta, comprendono questi disturbi condizioni che comportano problemi di autocontrollo delle emozioni e dei comportamenti. La questione dell'autocontrollo, quindi del controllo anche dell'inibitorio del comportamento sulle emozioni, è centrale e costituisce un nodo della dinamica educativa, che poi vedremo magari nella relazione con i genitori. Anche altri disturbi possono comportare problemi nella regolazione emotiva e o comportamentale, dice il DSM-5, ma quelli dirompenti sono i soli in cui questi problemi si manifestano attraverso comportamenti che violano i diritti degli altri. Quindi quando noi ci troviamo, quando voi vi trovate, la vostra esperienza senz'altro sarà più vicina a questo tipo di comportamenti, di disturbi del comportamento, sono disturbi del comportamento dirompente nella maggior parte dei casi, che comportano aggressioni, distruzioni di proprietà, reati, eccetera, che mettono l'individuo in contrasto significativo con norme sociali e con figure che rappresentano l'autorità. Alcune volte il disturbo positivo provocatorio viene proprio sollecitato dall'essere in relazione con un'autorità. Quelli principali, appunto, sono il disturbo positivo provocatorio, il disturbo esplosivo intermittente. Queste classificazioni sono tutte molto ben descritte da manuali internazionalmente riconosciuti, costruiti da team di scienziati e validati periodicamente. L'altro disturbo della condotta, nel DSM troviamo anche la piromania, la cleptomania, sono disturbi del comportamento che hanno una frequenza bassissima, però rientrano anche questi nei disturbi del comportamento. Poi abbiamo i disturbi da addiction o disturbi da gioco, che comunque comportano, quindi le tossicomanie e i disturbi da gioco, che comunque comportano quello che noi chiamiamo disturbo del comportamento, un comportamento disturbato significativamente. Adesso questo non è l'area del mio lavoro specifico, no?
io mi occupo di neuropsichiatria infantile, di polo adolescente, di consultorio familiare, ma dobbiamo tenere presente che nei disturbi del comportamento c'è anche questo, questa categoria. Quello che accomuna, se vogliamo, no, è l'impulso, al cervo lo chiamano craving, cioè questo impulso incontenibile nel fare un'azione o nel trovarsi in quella situazione che rende difficilmente gestibile il comportamento. Quali possono essere le traiettorie evolutive dei disturbi del comportamento? In linea generale ci sono due macro aree, diciamo, quando l'insorgenza dei primi disturbi o dei tratti o delle avvisaglie è nell'infanzia e quando è nell'adolescenza. Quando l'insorgenza è nell'infanzia ed è legata a un temperamento non particolarmente reattivo alle emozioni, all'attivazione dell'attenzione e all'attività motoria, presenza di contesto non facilitante nell'apprendimento della regolazione delle emozioni, aggressività covert, volevo poi spendere una parola su questo. Quindi la scienza nell'ambito delle neuroscienze, insomma anche la psicologia dello sviluppo, hanno ormai, diciamo, si basano sulla consapevolezza che l'evoluzione della persona umana e dell'equilibrio in tutte le sue sfaccettature, nella fioritura anche della persona umana, è legata a una dinamica strettissima tra condizioni biologiche, soggettive, date, se potremmo dire, ambiente, condizioni ambientali e relazioni. Quindi non è tutto legato alla condizione biologica. Certo, ognuno, come poteva essere considerato al tempo per esempio di Basaglia, no? Lì c'è stata un'evoluzione importantissima, che è basata anche su dati, su elementi clinici riscontrabili. Quindi se un bambino nasce con un temperamento particolarmente complicato, difficile, reattivo, piange sempre, risponde a tutte le sollecitazioni e trova un ambiente che comprende questo tipo di temperamento e lo aiuta a non arrivare a situazione estrema di disperazione o di dolore, ma lo contiene e fa vedere delle strategie di contenimento, senz'altro avrà un'evoluzione diversa dal punto di vista dello sviluppo della personalità e del proprio comportamento da un bambino che è nato con lo stesso temperamento ma che ha trovato un ambiente che non comprende il suo bisogno di contenimento e che anzi lo espone a stimolazioni forti, paurose, eccetera. Questo è molto importante da considerare. Quindi, quando c'è un'insorgenza nell'infanzia, c'è una dinamica significativa con il contesto familiare. Se ci troviamo in presenza di contesti educativi non sufficienti ad aiutare il bambino nella funzione di regolazione delle emozioni, attivandone le funzioni esecutive, cioè la funzione esecutiva aiuta a controllare le emozioni, questo è un elemento di rischio importante. Quando c'è carenza di controllo inibitorio o di mentalizzazione, se c'è ritardo del linguaggio e scarsa verbalizzazione e quando ci troviamo in stili di attaccamento, in presenza di stili di attaccamento insicuri. Qua abbiamo quello che possiamo poi trovare evoluto in un disturbo del comportamento della condotta. Quando la problematica emerge in adolescenza, possiamo trovare in anamnesi possibili dinamiche maltrattanti in età evolutiva, infantile, e presenza di gruppi di pari con modello disfunzionale. Questi due elementi sono più
facilmente presenti in adolescenza. Cioè, perché cos'è che porta all'evoluzione? Perché l'adolescente ha una dinamica significativa con il gruppo di pari, mentre il bambino con il contesto familiare. Bisogno di essere accettati dal gruppo, anche se disfunzionale, trovare un ruolo all'interno del gruppo. Coinvolgimento con dinamiche di gruppo bullizzanti, vittimizzanti, attivazione di arousal, vuol dire, voi senz'altro lo avrete visto molto spesso nei ragazzi che incontrate, no? Questo montare delle emozioni che diventa anche un evento fisico, non è solo qualcosa di verbalizzato, diventa irrequietezza, e questo si chiama arousal e c'è la possibilità, è gestibile quando una persona riesce a controllarlo in un certo senso, inibire la crescita e mettersi tranquillo, oppure no. È, se non è gestibile, legato anche a immaturità pregressa o per uso sporadico di sostanze o per dipendenza da internet e da device. Questo è un altro aspetto che interviene. Quindi queste due macro aree hanno strade diverse, perché più precoce è l'insorgenza, più difficile sarà uscire dalla problematica. Più tardiva, e sarà possibile anche a un lavoro che possa contenere e portare fuori, dal disturbo della condotta. Anche la incidenza legata al genere ha una diversa traiettoria. In adolescenza possono essere parificati i generi rispetto al rischio di disturbo del comportamento, in età infantile sono più vulnerabili i maschi. Quali sono i fattori di rischio? Ve li descrivo così, perché è su questo che noi cerchiamo di lavorare nell'ambito della prevenzione a livello dei servizi ASL. Per quanto riguarda la DHD, ci sono fattori genetici legati, quindi dati, ci sono fattori ambientali. Tutti questi fattori di rischio sono ripresi dai manuali diagnostici. Abuso e trascuratezza. Ci sono alcuni fattori di rischio, modalità di accudimento, riguardano modalità di accudimento intrusivo. Questo è importante considerare, però, che quando noi parliamo di fattori di rischio non parliamo di cause, parliamo di aree nelle quali è importante lavorare per minimizzare l'incidenza o la disfunzionalità nell'area, perché queste aree sono significativamente correlate con la diagnosi poi del problema. Esposizione prenatale ad abuso di sostanze o alcol, quindi uso di sostanze o alcol da parte della mamma in gravidanza, basso peso alla nascita e nascita pretermine, esposizione postnatale a piombo, quindi questo è riscontrato in tantissimi problemi, dell'età evolutiva, anche perché l'età evolutiva, i bambini sono più esposti a piombo essendo più piccoli. Cioè, loro sono più a portata di tubo di scappamento, il piombo poi, essendo un materiale pesante, tende ad andare verso terra. Convulsioni, giovane età dei genitori, depressione ed isolamento sociale dei genitori e anche carente stimolazione da parte dei genitori. Questi sono i fattori che sono stati riscontrati essere di rischio, correlati con la diagnosi. Nei disturbi del comportamento, lo stesso, fattori genetici e neurobiologici, il temperamento particolarmente reattivo che vi dicevo, i fattori ambientali, un contesto non comprensivo, l'esposizione a neurotossici, piombo anche per quello, infezioni come encefalite, esposizione a farmaci, tabacco, alcol durante la gravidanza,
basso peso alla nascita e prematurità, stress materno in gravidanza, stile educativo coercitivo da parte dei genitori. Questo è riportato un po' in tutti i manuali di diagnosi, paradossalmente, no? Dice, spesso si pensa in modo così non argomentato che sia la lassità dei genitori che comporta un disturbo del comportamento. In realtà è, se vogliamo dare una definizione, forse è un po' la mancanza di autorevolezza che può essere, ma è il fattore di rischio è lo stile coercitivo da parte dei genitori, cioè l'incapacità, come dire, di mettersi come è nella vostra, nella fotografia che è stata scelta per il convegno, molto evocativa, molto bella, al livello del bambino, non per sottomettersi, no? In Chiogiotto c'è un termine che si dice non me sbasso, per dire io non mi sottometto, ma non è questo, è mettersi a livello della persona per comprenderla, e perché uno si può abbassare se ha la possibilità anche di essere più in alto, no? Cioè per far testimoniare che si può, come dire, abbandonare per un momento o fin tanto che serve il proprio livello di potere per comprendere. Quando invece questo non succede e la norma viene passata, viene imposta in modo coercitivo, l'esito diventa un fattore di rischio per il disturbo del comportamento. Ricordiamoci che abbiamo persone frequentemente con un temperamento molto reattivo, quindi con un corpo anche che richiama questo. Violenza e ostilità in famiglia, qualità dello stile d'attaccamento insicuro, basso QI e maltrattamento infantile. Basso QI cosa vuol dire? Qua magari la dottoressa e i relatori che faranno la relazione dopo magari dettagliano di più. C'è un'area, diciamo, del livello cognitivo, della capacità esecutiva dell'apprendimento, che viene chiamata funzionamento cognitivo limite, che non dà ancora esito a un ritardo mentale, quindi sono persone che non hanno un deficit intellettivo, quindi una disabilità di tipo intellettivo, ma il cui sviluppo dal punto di vista intellettivo, cognitivo, esecutivo, si colloca in una fascia molto bassa, in termini tecnici, diciamo da 70 a 85 di QI, questo viene definito come funzionamento cognitivo limite. In questa fascia, sentivo l'altra settimana anche un intervento interessantissimo del professor Bertelli sull'autismo, in questa fascia si trovano intanto degli elementi poco esplorati ancora, e si annida in quella zona d'ombra che probabilmente dovremmo conoscere di più, perché sono persone che non possono contare su una strumentazione perlomeno razionale che permetta di dire no, questa cosa è meglio che non la faccia, ma che invece sono portati, diciamo, a farsi un po' trascinare, coinvolgere da gruppo o da chi ha più strumenti cognitivi. Quali sono i fattori protettivi? I fattori protettivi sono stili di vita sano della madre pre e post parto, buone relazioni familiari e di rete, diagnosi precoce, buona capacità comunicativa nei gruppi primari, limitata esposizione ad internet e TV, limitata vuol dire non eccessiva, livelli contenuti di stress ed ansia, stili educativi accoglienti e sicuri, buona vigilanza sociale, che è quella che stiamo costruendo anche stamattina,
e presenza di opportunità di condivisione e di partecipazione comunitaria. Allora, quali sono i dati che riguardano il nostro territorio? Ho messo solo alcuni dati. Sono dati di afferenza spontanea, cioè inviate da scuola o da istituzioni, dall'ente locale, ecco. Ma che per disagi percepiti vengono inviati da, essenzialmente dal medico e dal pediatra di libera scelta. Le unità operative all'interno dello IAF, infanzia, adolescenza, famiglia, che è una complessa, le unità operative semplici che si occupano di questo tipo di problemi sono il polo adolescenti e la neuropsichiatria infantile. Vi ho messo i dati che riguardano il 2022, afferenza spontanea. Al polo adolescenti 155 ragazzi, alla neuropsichiatria infantile 202, in totale 357 ragazzi. Stimiamo che la percentuale di incidenza sia uguale a quella del campione nazionale, per cui vi ho messo anche i dati di afferenza ASL, perché voi possiate confrontare rispetto alla popolazione generale. Per UOC 3 e 4, cioè distretto 3 e distretto 4, l'unità operativa che dirigo, adesso in questo periodo anche ad interim quella di Venezia, ma quella che dirigo si occupa dei distretti 3 di Mirano e 4 di Chioggia, in totale 1659 ragazzi. L'UOC 1 e 2, quindi Mestre e Venezia, in totale 1925 ragazzi. Il totale dei totali nel 2022, 3584. La popolazione ASL è 10 volte tanto la popolazione di Chioggia. Quindi, se voi vedete l'afferenza di Chioggia rispetto all'afferenza della popolazione globale, è praticamente un decimo, sembra fatta apposta. Questo vuol dire che c'è una uniformità intanto nella percezione del disagio da parte delle famiglie, da parte dei medici e anche nell'accesso ai servizi, che ci permette insomma di fare delle riflessioni e anche di pensare che c'è un lavoro che possiamo fare con esito, diciamo, con risultati. Per focalizzare ancora di più però la questione sulla DHD e sul disturbo del comportamento, sono andata a verificare la quantità, la numerosità, la frequenza dei quadri più complessi, diciamo, nell'ambito della DHD e del disturbo del comportamento, e cioè a verificare quanti ragazzi attualmente, quindi questi che vi ho detto sono persone che hanno fatto afferenza in un anno, no? Quanti ragazzi noi abbiamo certificati con certificazioni attive di disabilità ai fini del scolastica, quindi che hanno avuto bisogno proprio per la compromissione del loro funzionamento di insegnanti di sostegno, e in 20 di questi casi, non l'ho scritto qui ma sono 19, 18 maschi e 2 femmine, del servizio integrazione scolastica, per comprendere quante persone con funzionamento compromesso noi abbiamo con diagnosi. Ho messo la diagnosi prevalente perché vi dicevo che in una percentuale di casi, almeno il 10%, ci troviamo con due diagnosi in comorbilità, ma noi abbiamo differenziate per ordine di scuola, come vedete, per quanto riguarda la DHD, 3 maschi alla scuola dell'infanzia, 41 alla scuola primaria,
15 alla scuola primaria di secondo grado, 24 alla secondaria, per un totale di 83 ragazzi con certificazione di disabilità e diagnosi di ADHD, che non è una disabilità nella generalità, è un bisogno educativo speciale, ma questo ce lo diranno meglio i colleghi. Per quanto riguarda le femmine invece vedete quanto differenza ci sia. Non abbiamo nessuna bambina alla scuola dell'infanzia, 6 alla scuola primaria di primo grado, 3 alla secondaria alla primaria di secondo grado, 1 alla secondaria, 10 bambine. Per quanto riguarda il disturbo del comportamento, che ha un'incidenza maggiore sulla popolazione, ma qui abbiamo un'incidenza ribaltata, perché la diagnosi prevalente è considerata da quella della ADHD, ma anche perché la diagnosi di disturbo del comportamento, come voi avete visto, ha come dire un doppio tempo, quindi non tutti vengono diagnosticati alle elementari. Abbiamo nessun bambino alla scuola materna dell'infanzia, 25 alla scuola primaria, 12 alla scuola primaria di secondo grado, 23 alla scuola superiore, 60 maschi e 6 femmine. Di questi, che sono quindi 90-146, 20 hanno bisogno dell'operatore addetto all'assistenza. Quali sono i servizi presenti a livello locale nel distretto che si occupano delle problematiche che vi ho evidenziato? C'è il consultorio familiare, la neuropsichiatria infantile, il polo adolescenti e il servizio integrazione scolastica. Ognuno di questi servizi, tutti questi, fanno parte dell'unità operativa infanzia, adolescenza, famiglia. Ognuno di questi servizi ha un'equipe multiprofessionale, lavora in modo integrato, soprattutto NPI e polo adolescenti, anche spessissimo con la scuola e con l'ente locale. Tutte le informazioni, ecco, che vi possono servire per vedere anche le tematiche, possono essere utili per vedere le tematiche di elezione di questi servizi, sono, perché abbiamo fatto una revisione da pochissimo, sono sul sito dell'azienda ASL nell'area infanzia, adolescenza, famiglia, con i numeri di telefono nel caso vi fosse utile accedere nell'immediatezza. Quali sono le attività dedicate che vanno a, diciamo, impattare sui fattori di rischio? I corsi di accompagnamento alla nascita. Voi avete visto quanti fattori di rischio sono relativi al periodo preparto, postparto. Quindi noi nei corsi di accompagnamento alla nascita cerchiamo di fornire tutte le informazioni preventive, non solo per una buona esperienza di parto, di allattamento, ma per mettere il bambino, la diade mamma bambino e poi la triade mamma papà bambino, nella migliore condizione per accogliere ed educare. Supporto alla genitorialità del consultorio familiare con gruppi e anche con consulenze individuali e di coppia. C'è un progetto specifico regionale per il supporto alla genitorialità multiproblematica con la personale dedicato, che nello specifico è una psicologa, un educatore che integrano l'equipe del consultorio per il supporto alla genitorialità. Presa in carico della depressione materna, anche qua c'è un progetto regionale con una specifica procedura standardizzata che vede tutti i consultori familiari della ASL, del Veneto essenzialmente, non solo della ASL, interfacciati con i punti nascita che rilevano il rischio di depressione puerperale. Sarebbe molto interessante parlare anche di questo.
per la presa in carico e per la riduzione della depressione puerperale. La mamma depressa non riesce a vedere la specificità del bambino. Poi abbiamo la possibilità, abbiamo l'attività di gruppo con gruppi di adolescenti che viene portata avanti dal Polo Adolescenti. Il Polo Adolescenti è un'unità operativa che si occupa solo di adolescenti dai 12 ai 18 anni con problematiche, diciamo, neuropsichiatriche. E poi la neuropsichiatria infantile, che ha un'equipe dedicata, si chiama 03, per la diagnosi precoce, cioè questa equipe fa solo diagnosi precoce e poi manda alla presa in carico della neuropsichiatria infantile. Adesso a novembre parte l'equipe dedicata a DHD. Dico perché parte. La nostra organizzazione regionale, ci sono tantissimi documenti regionali, era organizzata in centri specialistici provinciali e regionali per la DHD. I più vicini a noi erano a San Donà e a Padova. Per motivi, quindi, deputati a diagnosi, inquadramento anche farmacologico, monitoraggio della tollerabilità al farmaco, impostazione del piano terapeutico e poi invio all'equipe territoriale. Per motivi organizzativi, perché il tempo passa, perché le persone vanno in pensione, perché la realtà è mutata completamente, questi due poli non funzionano più come poli onnicomprensivi, cioè fanno fatica a fare questo lavoro. Quindi noi ci siamo trovati in una condizione, dico la verità, con qualche difficoltà, perché abbiamo dovuto tirar fuori risorse, cioè dedicandole, specializzandole, non aggiungendole. E abbiamo quindi organizzato un'equipe dove una neuropsichiatra, uno psicologo e un educatore fanno questo per l'ASD, fanno questo compito del polo specialistico, che faceva il polo specialistico, e poi mandano alle sedi di neuropsichiatria, che sono nel nostro caso per l'ASD 10 a Chioggia, 2, una a Chioggia e una a Cavarzere. L'ultima, progetti individualizzati sui bambini e contrasto alla violenza e tutela minori. Noi siamo molto presenti nel contrasto alla violenza in famiglia, il consultorio familiare ha al suo interno, diciamo, ospita il centro antiviolenza, c'è un lavoro costante e continuo, ma su questo ci siamo anche spesso trovati con le forze dell'ordine per le formazioni e abbiamo visto che soprattutto nei disturbi del comportamento in adolescenza troviamo situazioni di storie violente in famiglia, e tutela minori, perché questo abbiamo visto nel fattore di rischio, il maltrattamento in infanzia è presente tra i fattori di rischio significativi. Questo bel fiore per dire che quanto tempo ho? Ah, va bene, grazie. Va bene, ok. Grazie. Per dire che, essendo molto complesso il tema del comportamento umano, devo dire, che noi umani non possiamo fare a meno di comportarci, altrimenti... Ecco, siamo esseri sociali, parliamo, cioè, diventiamo umani dentro a un sistema di relazioni, altrimenti anche Mowgli aveva una relazione con i lupi. Per affrontare questa complessità, noi dobbiamo avere degli strumenti che hanno la possibilità di leggere, di comprendere e di agire nella complessità. Quindi un intervento di rete che vede attivi su obiettivi, non importa averne tantissimi, no? Ma alcuni obiettivi comuni, è
un elemento protettivo di crescita civica di una comunità, diciamo è anche previdente per il futuro, perché noi adesso parliamo di bambini, parliamo di rischio che questi bambini hanno, o almeno io ho parlato di bambini perché me ne occupo di più, e di adolescenti, e di rischi che questi bambini e adolescenti hanno nel loro mettersi in relazione in modo equilibrato con l'ambiente. La signora Boscolo di Stelle sulla Terra diceva: noi siamo interessati a costruire un ambiente inclusivo, siamo tutti, dovremmo sentirci tutti interessati a costruire un ambiente inclusivo, perché in un ambiente non inclusivo prima o poi finiamo per starci male tutti, perché nella condizione di fragilità prima o poi tutti noi ci troviamo. Quindi non è solo, ed è però importante, considerare l'interesse prevalente del minore, quindi la nostra responsabilità di adulti rispetto all'essere umano piccolo che si sviluppa, ma non è solo per quello, è proprio per la vita della comunità. Noi dobbiamo costruire quindi un sistema di rete, anche manutentarlo, come dire, ogni tanto trovarci, ogni tanto fare un'iniziativa, ogni tanto un pensiero insieme, cercare di mettere via il precostituito e liberare pensieri. Quali sono gli attori, diciamo, i soggetti che fanno parte del sistema di rete dei bambini e degli adolescenti in una comunità? Mi viene da dire tutti, perché i bambini devono e gli adolescenti devono poter vivere la loro comunità pienamente, no? Chi faceva riferimento alla libertà, il nostro moderatore prima, no? E a quella scritta che è terapeutica. Cioè, è terapeutico vivere in una comunità dove si può camminare per strada senza che qualcuno ti tiri una botta in testa, dove ci sia possibilità di entrare in una libreria e comprare un libro pensando che se non hai, non so, gli ultimi centesimi ti dicono vabbè, ripassa dopo, dove c'è una tolleranza. È terapeutico. La rigidità, la intolleranza cioè, provoca una rigidità e un'intolleranza anche nelle persone che hanno delle fragilità. Quando queste persone che hanno delle fragilità soffrono di una condizione di immaturità, il comportamento che emerge è un comportamento rischioso, perché solo il bambino piccolo, immaturo, che si comporta in modo reattivo può essere contenuto abbracciandolo. Un bambino più grande, un adolescente un po' meno. Quindi voi vedete, tutti ci siamo dentro. Quello che ci consta è di organizzare la rete. Quindi ci siamo dentro tutti, non possiamo esserci in modo caotico, altrimenti non sappiamo neanche di esistere. Discendevolmente, organizzarci, fare delle iniziative, testimoniare che c'è questa rete che pensa ai bambini e agli adolescenti. Loro si sentono molto compresi, molto rassicurati se vengono pensati, e anche sarebbe importante, come nella vostra foto, ascoltarli, cioè poter parlare con gli adolescenti, con i bambini. Andrei avanti sulle linee di prevenzione perché un po' le ho già dette. Finirei su questo. Quali possono essere degli scenari possibili e auspicabili? Cosa potremmo costruire? Intanto, lavorare sui fattori di rischio con costanza. Questo non possiamo mai scordarlo. Cioè, no, lavorare sui fattori di rischio non è, alcune volte non è soddisfacente, non dà soddisfazioni, perché tu non vedi subito il risultato.
tu sai che ci sarà un risultato. Nella prevenzione sai che ci sarà un risultato, ti devi fidare però di chi ha studiato, valutato, analizzato la realtà e ha visto che questo insieme a quello mi dà questo. Per affrontare il problema devo lavorare sul fattore di rischio, minimizzare l'insorgenza. Questo non possiamo mai dimenticarlo. Promuovere contesti di vita tolleranti e protettivi dove il minore fragile, che dobbiamo avere sempre in mente, quel minore che è un rompiscatole aggressivo alcune volte, che bisogna mettere nella condizione di non fare male e di non farsi male per proteggerlo alcune volte, però una persona che non sa, non ha altri strumenti, è schiavo di quei comportamenti. Dobbiamo un po' vederlo in questo modo, nella sua schiavitù rispetto a un comportamento. Quindi tolleranza finché accettare di prestarsi come modello di locus of control, mi viene da dire, cioè di possibilità di controllo interno, cioè perché i ragazzi devono poter imparare che la modalità più efficace per entrare in relazione con gli altri è poter sviluppare una modalità di controllo interno, cioè sono io che posso gestire la mia modalità di entrare in relazione. Non posso aspettarmi sempre che ci sia la mamma, che ci sia l'operatore, che ci sia l'agente di polizia che mi dice devi fare così, perché non lo maturerò mai. Quindi questo è molto importante, rilevare precocemente i rischi, vista l'importanza d'età dell'insorgenza, quindi prima rileviamo e prima è meglio il ragazzo, e soprattutto, importantissimo, promuovere un patto di comunità per l'educazione alla relazione con se stessi e con gli altri e per il supporto alla funzione genitoriale. Cioè, essere educati alla relazione con gli altri e con se stessi, cioè con le proprie emozioni, riconoscerle e gestirle, rappresenta una priorità che può essere dentro un patto di comunità educativo. Ho finito. Grazie. Grazie a tutti.